del Pavia, noi siamo una squadra giovane con tanti ragazzi interessanti che si sta allenando duramente da luglio e io sinceramente sono orgoglioso e felice di allenare questi ragazzi che tra l'altro hanno avuto anche questi due innesti importanti, Eusetti e Puccio, grazie all'opera del direttore Moreno Zocchi che è qua di fianco a me e dell'amministratore Alessandro Zanchi. Siamo un team giovane ma vogliamo fare le cose fatte per bene, lavoriamo duramente, e sono felice della prestazione, però per tutto il resto sinceramente se volete passo la parola al mio direttore. Scusate se vi rubo due minuti, rubo anche il microfono al mister, ma veramente oggi come società siamo veramente rammaricati perché per la prima volta, perlomeno da quando faccio questo lavoro, da 7 anni a questa parte, finisco la partita con grandi dubbi, che non riguardano assolutamente lo Spezia, a cui ormai da 2 anni a questa parte facciamo delle grandi battaglie in campo e devo solo fare complimenti per la società, per il pubblico, per la città, per la storia, assolutamente lo Spezia non c'entra niente. Però l'operato dell'arbitro oggi ci ha veramente lasciato un grande dubbio perché l'atteggiamento di tutta la partita è stato un atteggiamento di grandissima soggezione e questo per uno che fa professionista e che lavora tutta la settimana come noi per cercare di portare a casa dei punti alla fine è grave, consideriamo una cosa veramente grave. Mi riferisco ai rigori, mi riferisco alla gestione di qualche munizione, mi riferisco alla gestione totale della partita. Quindi mi sembra di capire che contestate anche il primo, che dall'altro è sembrato abbastanza evidente. Sì, sì, contesto tutto, sia il primo che il secondo. Siccome nel calcio degli errori li fanno i giocatori, li fa la società, li faccio io, li fa l'allenatore, li facciamo tutti. Però veramente oggi, per la prima volta, ho dei seri dubbi sulla volontà dell'errore. Ecco, seri dubbi significa poi in soldoni... Seri dubbi significa seri dubbi, dei dubbi. Dubbi sulla buona fede? Perché... Dubbi no, sulla buona fede. Probabilmente tagliamo sulla vuol dire che... No, lei l'ha detto, io non ho parlato di buona fede, ho parlato di capacità. Secondo me ha avuto un atteggiamento, l'arbitro, durante tutta la gara, che è stato un atteggiamento di soggezione, probabilmente dovuto all'ambiente, che tra l'altro è un ambiente che qualsiasi giocatore sogna di giocare, perché non mi sembra un ambiente in cui sia mai morto nessuno, non mi sembra un ambiente in cui siano successe delle cose fuori dal normale, anche. Anche se il secondo rigore però Tarantino non ha protestato più di tanto. Forse perché sono 7 mesi che noi diciamo a tutti i giocatori di non protestare mai sulle decisioni dell'arbitro. Perché prendere una munizione dopo aver preso 2 rigori è un'altra mazzata. No, mi scusi, sul primo rigore hanno protestato in 4 dei suoi. Sì, sempre per lo stesso motivo. Perché da noi i nostri giocatori hanno l'ordine dopo una decisione arbitraria di non protestare. Si vede che era talmente grave la cosa che non se la sono sentita di darmi retta e hanno protestato. Di calcio non si parla più purtroppo.